Bentornati! Salve! Suotor! Livello 40! Viva! Vi annunciamo subito, così se non volete proseguire. Forse non ci sarà una puntata successiva. Probabilmente no. Capperò? Cioè, raggiungerò il livello 50? Chi può dirlo? Boh. Mi sono già abbastanza rotto i coglioni. Io ho l'impressione di no. Oddio, però, 10 livelli. Ci hanno chiesto di fare un'altra cosa subito. Ci hanno chiesto di fare un video sulle quest. Ci proviamo, ma ogni volta che stiamo per prendere una quest abbiamo un'altra cosa per la testa da fare. Vediamo chi è collegato. Quella a livello 50 che mi è passato avanti con un siluro. Siamo quasi livello 41, stiamo facendo una quest. L'ultima patch finalmente hanno inserito il global cooldown sulle spell. Cioè, quando partite una spell, vedrete nella barra in basso tutte quelle che non le potete usare o che sono in cooldown per via della spell che avete usato e visualizzato, sarà segnalato sì. Insomma, ecco, proviamo a fare questo non mi ricordo nemmeno che devo fare, adesso lo guardo. Ne ho due, una che una qui, una a destra e una a sinistra. Raising Asha Cry, questo Farting qualche the Rescue. E nel mentre posso ammazzare le Scarcraft Forces. Vabbè, comunque una cazzata. Ammazza questi, ammazza quelli. E questi vogliono che io li pago. Ah, sai che dico, lo raccontano in giro che hanno quasi 2 milioni di iscritti? Sì? Sì, perché un sacco di fessi come me, pur di non dargli la carta di credito perché non erano convinti, che hanno fatto? Hanno comprato le carte multimese che costavano meno della carta mensile. Vediamo fra 3 mesi se rinnovano. Infatti i conti si fanno alla fine. Ma sì, dai. Mio caro Oste, devi giocare a questo titolo quando c'è già roba free. No, poi non è vero che la roba è free to play. Che in fondo poi finisce che paghi. Che paghi, alla fine paghi. Però. Quindi, sì, però se sei molto casual finisci con l'illusione di non pagare. Guarda Daniela. Sì, alla fine ha pagato. Guarda sì. Me. Secondo me non è abbastanza. Vuole essere un theme park. Cioè, dopo, per esempio. Perché dovresti rerollare? Cioè, è così pesante e indistanziato che, guarda, il danno peggiore è quello. Perdi il feeling... Oh, destra o sinistra, lascia. Destra. Perdi il feeling col mondo, perché veramente... Vedi, ho caricato 50.000 volte, non lo so. Se proprio devo caricare, allora almeno c'è l'illusione della nave spaziale, poi scendi su un pianeta, c'ha senso. Sono d'accordo con te, ma tu sai benissimo che questo gioco sì, non ci giocherai. Oh, guardate il global cooldown. Minimamente proprio per niente zero. Quindi per me le mount sono penose. Sai, io ho abituato sì agli animali o ma questa per niente. La moto d'acqua. Queste cazzo di moto d'acqua. Sì, ma poi c'è la moto d'acqua più buona, sembra una moto d'acqua. No, so, non mi entusiasma, sarà che a me non mi entusiasmava dal primo giorno, quindi... Guarda, ci sono tante cose carine, bisogna ammetterlo. Il fatto delle... Guardate, dopo 40 livelli vi confesso una cosa. Ho levato l'audio ai dialoghi. Cioè i dialoghi li skippo. Tu che eri così fan dei dialoghi... ma sì, dopo un po' ti rompi i coglioni, voglio dire. Sì, non lo so. Questa è un'elite. Quindi mi pongo una il culo se non lo prendo, se non sto attento. Perché c'è anche l'amico vicino. Vediamo se riesco a passarci senza gra. Dubito fortemente, ma ci provo. Ma l'amico tuo qua dietro può aggra? No, ecco, questa è una cosa carina. Gli amici non aggrano. Ah, perfetto. Cosa che a me mi frega sempre all'otro invece. Sì, il tuo pet aggra. Il mio pet aggra in continuazione. Perché se io faccio un giro... che non è segnalato da nessuna parte. Non posso chiedere al mio pet fa il giro che faccio io. Quello fa il giro che sta scritto. Che pare a lui soprattutto. Vediamo se riesco a aggirare solo questo. Quello regolamentare che uno per logica dovrebbe fare. Tutto qua. Cioè se tu mi dici passa riccio al muro. Cioè rasenta il muro quando ci passi, dagli un bacetto. Se non c'è il lato indigeno non stiamo bene, vero? No. Il mio pet se ne frega altamente e fa il giro da un'altra parte. Ovvio. E aggra. E muoio. Che vogliamo fare? Per il vostro dispiacere vi annuncio che tornerà anche la serie sportiva. Se qualcuno mi vuole regalare FIFA 12 per PS3 o Xbox. Perché FIFA 12? È che non ce l'ho, quella è l'unica serie sportiva che mi manca. Ma a me... Oddio, giochi... Ecco.
Un gioco del calcio per console come per PC, ma è per console in realtà. Mi fa proprio cacà. Sai cos'è? Che non ci sta molto da raccontare. Cioè, per uno che gli piace raccontare storie come me, poi alla fine... Ah, qui siamo in territorio della Repubblica. Fra un po' vado in PvP. Sta minchia. Devo passare di qua. Oddio, mo ci saranno i livelli un milione che mi unano le chiappe. Vuoi scommettere? Livelli un milione. Dove devi andare tu? Dritto per dritto? Temo di sì. Sì. Che culo. Questi sono livello 43, dai, no, questi me li posso fare. Detto così siamo una porcheria di gigantesco. Proviamo? Male che va a schiatti, dov'è il problema? Per mancare un video dove io muoio. Ultimamente pochi video sei morto, quindi... bisogna incrementare le cazzate. Sì. Grazie. Devi far vedere una morte, no? Ovvio. Non sei d'accordo con me? Come va il ping? Me lo dice, io sto cercando di spendere, fammelo dire. Ah, 107 millisecondi, dai, non malissimo. Dovremmo anche pulire i computer prossimamente, appena la neve smette di darci il tormento. Per pulire i computer dobbiamo portare sul compressore, per portare sul compressore dobbiamo raggiungere il mio garage. Di nuovo un elite di merda. Vediamo se riesco a attaccare questo solo. Facendomi teleportare qui senza aggravare gli altri, vede? Sì, credo di esserci riuscito, sì, va bene. Se mi tira all'indietro così... Anche mezzo mondo oppure quell'altro? No. Qua va dritto per dritto, vabbè. Però mi tiro un po' questa spell. Forse torneremo con dei live. Sì, abbiamo pensato di riprovare. Ma non con live stream. No, Twitch TV. Sai perché poteva essere una buona idea quella dei live? Per esempio, stasera giochiamo la nostra Lotro Night, cioè si gioca all'Otro. Quella non è un video da registrare e mettere sul canale. No. Potrebbe essere più adatto per un a un live. Live. Sì, ci era venuto in mente questa cosa. Dobbiamo ancora studiare sì, il tutto. Esatto, dobbiamo ancora capire come fare, come studiare, come realizzare. Però facciamo un sondaggio. Che ne pensate? Vi va di vederci giocare live? No. Che ne pensate come idea in generale? Vabbè, allora non chiede a me di fare, devo farlo tu questa cosa. Vuoi farla? Sembra uno venuto dalla montagna con la piena e anche la neve, una slavina. Vabbè, sei in tema questi giorni, potresti essere una slavina. Ringrazio Filippo, ha detto che aveva la voce come Peter Griffin. Lo considero un estremo complimento. Vuol dire meno che c'è riconoscibile, no? Ma che sei riconoscibile, questo è poco ma è sicuro. Che tu abbia la voce come Peter Griffin potrei avere delle remore a dire questo. Ma che tu sei riconoscibile, sicuro. Oh, quello muore. Quello muore, muori tu. Sì, qua. Infatti adesso guardiamo prima uno schiaffo e poi una gomitata. Ma la gomitata non è attiva. Una sputazzata? No. No? Oh, comunque sento la mancanza del Lord delle emorroidi, quello di Vindictus. Dai, Lord delle emorroidi è potentissimo. Quello che ti fa anche il lampo di luce se ne va. Quello è il Lord della stichezza, ti va un po' di sempre. Della costipatezza, non è costipato. Stitico, costipato, là stiamo poi i dettagli delle malattie dell'apparato retto-rettale. Divertente questo gioco, ragazzi, divertente! Guardate, io non so quanti film e telefilm ho guardato mentre giocavo a Suota. Con di farmi passare il tempo. Perché tu hai due schermi, pensa a me. C'ho anche la televisione, la console. Ma pensa a me. Tu parli con me adesso. Ho capito, ma o ti parlo a voce o non ti posso parlare tipo su MSN. Perché ultimamente mi fa un po' le calzette. Cercateci su Skype. Cerchiamo sempre di rispondervi, tempo permettendo. Tanto siete pochi, quindi. Ma potremmo fare una bella trasmissioncina tutti insieme. Sì, che c'ho la T10 per registrare connessione. Signore. Potremmo organizzare un boss dove andare a fare, ce l'avremmo, però. Beh. Effettivamente rompe le palle sto gioco, ma. In questo gioco si corre e basta. Cioè, l'idea che sia grande perché corri, poi in realtà è probabilmente distanza.
Aspetta. Ma mi è venuto mal di stomaco nel frattempo. Di nuovo? Sì, per dirti così. Che è più interessante di vedere questo correre. Però guarda, sta caverna di ghiaccio. Ma perché c'è un lampione messo di traverso, per esempio? Qualcuno ci ha sbattuto. Ok, adesso che faccio che sono qui? Tu non l'hai mai visto nella tua città i lampioni messi un po' per storti perché la Ah, gente vedi, si posso farne appiccica? una qui, qui no, e con questa. Andiamo su questa qui prima. Ah, Una c'è pure vicino fino a un noi. ometto qua. Un Che ometto. c'è? Allora, credo un ometto, prendo Lo la moto d'acqua, scooter. sì. La mappa mi segnala, vedi, un medical droid. Sì? Sì, secondo, sì, però se Ma tu vado se voli sopra questi agri? qua. Lo scopriamo Se gli voli subito. sopra? Come Ho perso 1500 vite. fai a Ok. perdere 1500 vita se hai una moto volante? Non so, secondo me adesso la prendo al culo, quindi mi tocca a gra. Allora, questo non sono nessuna elite, nemmeno di quelli da 4, però ne so. Centro questo e che Dio me la mandi buona. Io sono sconvolta. In realtà, posso capire che tu, sai, ti butti da una parte col cavallo o a piedi, è Sta logico che. zoppa il È cavallo. logico. Ma se tu sei su una Stai roba che citando l'altro, vola, vero? sì. Ah, possiamo dire che mi sono iscritto al coreanissimo Hackage e aspetto che mi invitino. Aspetta, spera. Ma perché spera? Io sono un bravo ragazzo coreano. Spera, appunto, ho detto. Stai a denigrare. Ma non penso proprio, mica ti ho detto non ti inviteranno mai, ti ho detto spera, è una cosa positiva. Lo vorrei tanto provare. Mi ha curiosità. Aspettiamo. Quando sento dire housing, Vediamo com'è. mi intrippa sempre l'housing. Tu ti sei reso conto che 11 minuti che corri e basta. No, io vorrei che voi, giocatori di appassionati di SWTOR, mi spiegaste perché si chiama SWTOR e non Maratona Star Perché non, po non Wars. O poi a porti. Ma piedi nella galassia. Boh. come a piedi nella galassia? Che è un telefilm. Ma che. Cioè, lo scopo è andare a piedi, no? Sulla moto d'acqua. Ma ora mi sono infilato in un tubo e sparisco in un altro Cioè, ma sono sempre più lontane sti posti. posto. Guarda, secondo me è una cazzata di infilare. Ma vado dritto dall'altra parte. Mi faccio sto tubo che esco in un'altra parte. Sembra un surfista, faccio i tubi. O un drogato, così dipende dal punto di vista. Io Dipende provo dal ad punto entrare di qua. vista. Secondo me il Rising di Raksha mi fa uscire qua. Quindi cosa decidi di fare? Boh, esploriamo qua, tanto quanto sono rimasti 2 minuti. Allora, guarda, per 2 minuti mi rinfilo nel Nel tunnel. tunnel. Per 2 minuti. Sei proprio messo male se ti rinfili nel tunnel. Bene, ne sono uscito già da altri tunnel, uno più, uno meno. Appunto, sei messo male, poi 50 ti. euro! A cacare. Senti, eh. Poi racconteremo anche questa storia dei 50 euro un giorno. Se siete curiosi, chiedetecelo! E vi racconteremo 50 euro del perché sotto. Ma ammazzo questo, giusto perché mi sta sui coglioni. E con questo possiamo anche chiudere, credo. Vabbè, E facciamoci dal soprattutto, tunnel. se tu entrassi ed uscissi meno spesso dai tunnel, vivresti meglio. 50 euro. Allora, vabbè, adesso lo devi raccontare. Sei obbligata almeno ad No, alla accennarlo. prossima puntata racconteremo dei 50 euro per i consigli di vita. Lo devi. Diciamo Ecco, così. diciamo che c'è gente che per 50 euro. Bina No. con. Per Che vuole da voi 50 euro darvi dei consigli consigli di di vita. vita e soprattutto dice che 50 euro sono meno. Di una cena fuori. Io non so dove cazzo mangi questa gente, ma io vi assicuro che abbiamo posti dalle nostre parti in Che con 50 euro ci giro mangiamo in in tre. tre. Bene, Sì. vi invitiamo se volete. Voi portate Bevande 50. incluse. Sì, voi portate 50 euro e noi vi portiamo nel posto, ovviamente. Ovviamente. Però ve lo possiamo assicurare. Ok, si esce dal tunnel per dimostrare che noi entriamo e usciamo dai tunnel. Appunto, ti ho detto io. 50 euro. Penso che mi sono rotta le palle di sto giochino. E c'è un altro Ah, tunnel un davanti! No, tunnel! di qua devo andare. Non è Aspetta, possibile. voglio girare solo un po' all'aperto. Comunque, dopo questa puntata che manifesta la nostra inutilità come recensori, ma noi non facciamo recensioni, vi raccontiamo come.
Potevate. Oddio, possiamo essere utili come inutili. Guarda, si potevano infilare un imbacco di ghiaccio in culo e ottenere lo stesso risultato di ascoltare noi per un quarto d'ora. Voglio tu dire. E i tuoi sempre. Vabbè, tiratevi fuori il ghiaccio dal culo ora. Siete liberi. Ciao. Ciao.